stiamo garantendo quello che è stato sempre criticato, la sopravvivenza del Teramo Calcio. Abbiamo i soldi per finire la stagione, e dati da un tribunale che ha sotto sequestro le nostre società, come ben sapete tutti per i noti fatti. È innegabile che questi soldi servono soprattutto per il campionato, per la gestione e per finire il campionato. Non vanno buttati nel calciomercato, ma nella logica del miglioramento della squadra si può continuare anche a fare come stiamo facendo, perché secondo me già abbiamo migliorato la squadra. Se parliamo del mercato riparazione, entro nell'argomento, al momento sono stati acquisiti 5 calciatori dal Teramo Calcio, perché oltre ai 3 appena arrivati, io ricordo sempre il portiere Perucchini e Pinto. Ovviamente il Teramo Calcio ha bisogno di rinforzi, come ho detto nel discorso precedente, farò insieme allo staff tutto quanto quello che è possibile per migliorare questa squadra.